Noi in genere nelle altre occupazioni di case che avevamo fatto stavamo sempre separate con un ruolo abbastanza subalterno, no? Rispetto ai mariti che facevano le assemblee, parlavano nelle assemblee, eccetera. Questa volta invece abbiamo deciso di fare una riunione appunto di tutte le donne dell'occupazione dicendo noi siamo quelle che paghiamo perché con la vita che peggiora, con questa crisi che ci sta, siamo costrette a tenere di più i bambini perché non ci sono gli asili, siamo costrette a curare i malati e i vecchi perché non ci sono le strutture di assistenza, siamo costrette a non lavorare perché non c'è lavoro e tutto questo è un peggioramento, cioè noi lavoriamo il doppio in realtà, già anche se siamo solo a casa. Volevo partire dallo slogan che lanciavamo nella manifestazione, che diceva l'8 marzo non è un anniversario ma un giorno di lotta rivoluzionario contro lo Stato borghese e capitalista, quindi non separata dalla lotta, non separata ma lotta di classe, che ha costruito tutta un'ideologia patriarcale per tenere le donne relegate nelle case, fuori dalla lotta, espulse dalla produzione, eccetera. Sui problemi della sessualità, appunto, dove le donne sono viste soltanto come donne oggetto. È giovanissima, e ha già le idee chiare. Con i rapporti sessuali non godono mai nei rapporti sessuali, ma la vedono, ma ce l'hanno sempre occupata sopra la testa come un'oppressione. Le bambine devono andare in chiesa e i bambini alla guerra. Le bambine devono fare le ciambelle per i bambini che vanno alla guerra. Le bambine devono dire sì, signor bambino, al bambino che va alla guerra. Le bambine devono preparare il caffè latte per riscaldare il bambino che va alla guerra. Le bambine devono pulire per terra. Io sono una delle 10 donne che sono state arrestate a Casa Albertone dell'occupazione delle case. Delle case, no? Mi ricordo. Così sono sempre le donne che devono pagare in prima persona, perché la casa non è un lusso ma è un servizio sociale. Dobbiamo essere sempre noi che paghiamo tutta l'oppressione di questa società capitalistica. Andiamo a fare un'occupazione, ci mandano addosso 300 cellerini. Non è una cosa giusta, invece devono andare a pescare i delinquenti, i mascalzoni, non le persone oneste che occupano una casa, che gli spetta di diritto questa casa. Noi la polizia non ci fa paura, Carretta, perché noi andremo sempre, sempre, sempre a occupare finché non ci danno la casa. Vedo tante ingiustizie che andrebbero messe a posto. Io per scherzo dico sempre vorrei diventare il Presidente della Repubblica, mi piacerebbe molto e con l'aiuto penso di 500, forse 1000 donne, credo che riusciremo a mettere a posto l'Italia. Ma lo dico senza presunzione, lo dico con grandissima convinzione, perché noi donne intanto siamo più concrete, siamo sicuramente più corrette, siamo sicuramente più oneste. Oggi non si era verificata una riunione così di donne, perché le donne fino adesso erano esseri sottovalutati e schiacciati dall'uomo. Questo oggi non è più successo, deve finire, perché la donna ha diritto sia di parlare, di vivere e di abortire. Questa è una cosa molto importante. Con la mia bella a far l'amore senza il fra. Fuori, 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 f
quelle femministe che parlavano di liberazione sessuale erano poi le stesse che occupavano le case. Non facciamola così semplice, la storia così facile, no, c'era un discorso globale, si parlava di aborto, che poi sai, il discorso dell'aborto è un discorso per a mio avviso importantissimo, io sono contro fino in fondo l'aborto, tutte le donne sono contro l'aborto, noi donne vogliamo restare incinta quando l'abbiamo deciso noi, non perché tu sei distratto, perché sei ubriaco, perché mi hai violentata. È tutta una storia sulla quale c'è da ragionare molto bene, perché l'aborto per noi donne è un momento tragico, traumatico, e penso che incida nella testa per tutta la vita. Io sono, questo è il mio pensiero, sono molto seria dicendo questo. Allora, c'era l'aborto, c'era la liberazione sessuale, c'erano tante cose importanti, ma c'erano anche le ragazze che si facevano picchiare nelle manifestazioni, durante le manifestazioni, abbiamo preso le botte, le abbiamo prese tutte, e si occupavano le case, si andava in fabbrica, all'università, si è fatto un grosso lavoro, alle 150 ore sono ottenute delle cose straordinarie, le manifestazioni per la legalizzazione dell'aborto e le manifestazioni, addirittura uno spettacolo, ha scritto Dario intitolato Il Fanfani rapito, addirittura uno spettacolo che abbiamo fatto sopra, che Fanfani per una strana storia si autoincintava, se si può usare questo termine, e chiedeva subito di abortire, cioè la commedia andava avanti. Poi anche per il divorzio abbiamo fatto un sacco di cose, ma era veramente tutto insieme, era un discorso globale, non così, allora tu ti occupi del sesso, io della casa, io dell'aborto, no?